Dopo mesi di polemiche, riunioni e incontri in prefettura e in comune a Palermo, sembra che il problema delle canne spiaggiate nel litorale tra Donna Lucata e Cava d'Aliga possa dirsi finalmente risolto. Il comune ha annunciato oggi la firma per l'ordinanza che permetterà la rimozione delle canne e dei detriti accumulatisi in seguito all'alluvione dello scorso gennaio e che in due occasioni avevano già generato degli incendi, tanto che il sindaco Enzo Giannone aveva deciso per motivi di sicurezza di interdire ai cittadini la spiaggia. I lavori si svolgeranno a partire dall'8 maggio e fino ai primi di giugno. Le canne saranno triturate e stoccate successivamente presso la discarica di Cava dei Modicani a Ragusa. Grazie all'autorizzazione concessa dalla SRR Exato Ambiente, la spesa di oltre 125.000 euro sarà completamente a carico del comune. Una circostanza che rammarica e amareggia, sottolinea il primo cittadino, soprattutto alla luce del silenzio della regione sulla vicenda. Sin dal primo momento, la presidenza della regione Sicilia intervenire e dare un aiuto alle comunità locali afflitte dai danni dell'alluvione del gennaio 2017 non solo non ha fatto la propria parte, ma è stata totalmente lontana, distante. Il ripristino delle spiagge di Donna Lucata e Playa Grande sarà compiuto sotto la sorveglianza della sovrintendenza della SRR della Capitaneria di Porto di Pozzallo.